spingere. No, ma lo spingere qua. Subito o se ne parla dopo 5 anni? No, no. Abolire questa legge. Calma, siamo rimasti gli unici. Ascolta Luigi, ascolta Luigi un attimo. Aspetta. Basta, basta. Ma è Milano, Roma, dove vuoi? Lo spingere. Mi fai sapere tramite Alberto. Se per voi va bene le dichiarazioni facciamo dopo la conferenza. Va bene, intanto sarà veloce. Ciao, grazie a te, buona giornata. Stiamo venendo fuori praticamente licenziati così. Adesso sì, arriviamo su, parliamo un attimo con voi e poi facciamo la conferenza. La nostra speranza di Maio. Dov'è Michele? Siamo fuori. Vai, mi ascoltate un attimo. Questa era l'avvertenza scoppiata già nel 2015, se non sbaglio. Noi abbiamo avuto del sud, ma noi non siamo rientrati. Il gruppo Whirlpool ha tenuto fuori il nostro stabilimento perché noi facciamo parte, noi siamo un'associata, siamo l'Embraco, il gruppo brasiliano, e ci hanno tenuto fuori da quell'accordo che aveva fatto il signor Renzi. Avete avuto rapporti con il Ministero del Lavoro? Abbiamo avuto una convocazione il 13 del mese scorso. E al tavolo che niente. Niente, loro hanno fatto scena muta, non hanno comunicato niente, hanno ribadito i volumi molto bassi e l'intenzione di chiudere lo stabilimento. Ovviamente qui siamo in mezzo, ci sentiamo magari, mi lasci un minuto? Certo. Aiuta lei. Professor Luisi. Ancora non ci ha stanziato dei finanziamenti per la chiusura dello stabilimento. Si parla che hanno stanziato 80 milioni di euro per chiudere la Whirlpool. Hanno detto anche la produzione che fate voi adesso dove va? All'estero. All'estero. Questa è una compagnia famosa per le derogazioni, no? Noi abbiamo stabilimenti in Europa e uno stabilimento in Slovacchia. Poi c'è Cina, Brasile, Messico. Ci sentiamo e quello che posso fare facciamo, nel senso che noi adesso l'unica certezza che abbiamo è che chi sta al Ministero oggi dello sviluppo economico del lavoro non ci starà tra 50 giorni. Perché una cosa è certa, questi qua se ne andranno a casa, noi adesso dobbiamo mandare a casa anche quegli altri là. Però continuiamo a tenere un rapporto col Ministero, magari con i dirigenti istituzionali che ci scorrono le indagini crisi come questa qua che viene qua. Oggi hanno un incontro dove stanno andando su al Ministero, al MISE. Un tavolo penso tecnico. Perché abbiamo visto anche la Pentenero che non si è mossa da qui, l'assessore regionale su a Roma. Cioè che è una cosa strana che non è partita lei. L'assessore al lavoro l'abbiamo vista entrare poco fa. Allora. Le lettere di licenziamento quando sono arrivate? Due giorni fa. Okay. Comunque restiamo in contatto anche con i loro regionali. Io spero. Sperando anche i giornalisti ci aiutano. Anche i giornalisti ci aiutano. Dopo il 4 in ogni caso se ne parla. Speriamo se ne parla. Grazie. Grazie. Le vostre famiglie.
Mandiamole a casa. Bravo Michele. Bravo Michele. Bravo Michele. Bravo. Oh. Se anche voi fate un passo indietro, allora intanto vi ringraziamo per l'attenzione e la vostra presenza qui oggi, ringraziamo ovviamente Luigi Di Maio per essere qui con noi in questo momento che per noi è molto importante. Siamo qui con questo assegno simbolico, ma la cifra non è assolutamente simbolica ed è l'importo di metà della nostra restituzione. Una restituzione che, come già sapete, è legata al nostro stipendio, quindi noi restituiamo mensilmente un'eccedenza di stipendio, quella che noi consideriamo un'eccedenza di stipendio, la restituiamo ai cittadini e annualmente poi decidiamo come destinare questa eccedenza. E la destinazione indica quali siano le nostre priorità che sono orientate, come già abbiamo visto nel corso delle precedenti restituzioni, alle imprese che generano lavoro, e qua mi ricollego ai lavoratori che abbiamo appena incontrato con Luigi Di Maio, i lavoratori dell'Embraco che sono venuti qui in presidio oggi e che rappresentano proprio il problema della mancanza di lavoro e della presenza di multinazionali che purtroppo non investono più sul nostro territorio e quindi abbandonano la nostra regione e lasciano delle ferite profonde sul territorio, come testimoniano i lavoratori presenti qui oggi in presidio. La nostra restituzione invece, questa che stiamo oggi illustrando, è destinata al Corpo Volontari AIB Piemonte. Probabilmente c'è qualche volontario presente qui in piazza, quindi per noi è un'occasione per ringraziarli del loro grande impegno che si è manifestato soprattutto con gli incendi che hanno colpito i nostri territori, in particolar modo la Val di Susa, ma non solo la Val di Susa, anche molti altri territori nella nostra regione. E che hanno dimostrato come questa attenzione al territorio sia venuta a mancare. E infatti noi in consiglio, mi sento malissimo però così, sì. Abbiamo denunciato in consiglio regionale questa mancanza di attenzione verso il territorio, il fatto di aver sottovalutato l'emergenza incendi. Noi siamo stati i primi a chiedere al presidente Chiamparino di riferire in consiglio tra l'indifferenza generale alla maggioranza. Solo dopo alcuni giorni si sono resi conto di quanto fosse grave l'emergenza incendi. Un problema che è in linea con la disattenzione verso il territorio che questa maggioranza dimostra da sempre, diciamo, questa maggioranza ma anche la precedente. Quindi la gravità degli incendi è anche legata al modo in cui è stato trascurato il territorio e si sono sottovalutati i pericoli legati a questa disattenzione. Quindi noi con questa nostra restituzione vogliamo riportare l'attenzione sul tema della manutenzione del territorio e vogliamo anche ringraziare il corpo dei volontari e di Piemonte che ha consentito di domare gli incendi limitando i danni che comunque sono stati ingenti. La formula della restituzione è sempre simile, nel senso che noi abbiamo anche questa volta devoluto una cifra che poi verrà utilizzata direttamente dagli AIB Piemonte senza nessuna nostra interferenza. Quindi gli AIB Piemonte hanno aperto un conto corrente dedicato, come avviene quando ad esempio ci sono degli eventi tragici come i terremoti, quindi hanno aperto un conto corrente dedicato e hanno chiesto a tutti i corpi che sono stati impegnati durante l'emergenza incendi di proporre
dei progetti di utilizzo di questi fondi. Quindi l'utilizzo della somma sarà gestita interamente dal Corpo Volontari ID Piemonte senza nessuna nostra ingerenza. Questo perché la restituzione per noi è una restituzione di soldi dei cittadini che tornano ai cittadini. Non si tratta di regalie, non si tratta di donazioni mirate a certi territori, soprattutto perché magari in campagna elettorale qualche partito usa fare così. Noi semplicemente restituiamo quello che spetta ai cittadini. Quindi il territorio è nostra priorità. Vi ricordo che le nostre restituzioni precedenti hanno riguardato in particolar modo le imprese attraverso il microcredito regionale, quindi anche qui un qualcosa che è gestito dalla regione, e in seguito a un sondaggio fatto tra i nostri iscritti un'altra istituzione è stata indirizzata all'edilizia scolastica, quindi mettere in sicurezza le scuole. La nostra istituzione ha consentito di ultimare 3 interventi su una graduatoria regionale già esistente, quindi anche qui un qualcosa gestito dall'ente regione senza nostre scelte discrezionali, che però comunque hanno potuto aiutare 3 istituti a effettuare degli interventi di messa in sicurezza della scuola. Scuola che tra l'altro rappresenta per noi una priorità non solo dal punto di vista della sicurezza, che rimane sicuramente un tema centrale e importante soprattutto nella nostra regione, che ha visto delle tragedie immense come quella di Vito Scafidi al liceo Darwin di Rivoli, un qualcosa che ha segnato tutti noi e che rimane vivo nella nostra memoria, ma una scuola che noi tuteliamo, difendiamo e vogliamo rilanciare e rivalutare dopo anni di interventi deleteri da parte del governo Renzi. E pensiamo ovviamente alla legge 107, la cosiddetta buona scuola, che ha prodotto veramente delle situazioni sul nostro territorio disastrose. Tra l'altro mi collego a questo, faccio un breve riferimento e poi chiudo per ricordare la situazione delle insegnanti diplomate che si trovano in questo momento in una situazione veramente difficile, rischiano di perdere il loro posto di lavoro. Un altro problema rispetto al quale sicuramente avremo attenzione anche nei prossimi mesi. Vi ringrazio, passo la parola a Luigi Di Maio. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie a tutti di essere qui. Prima di tutto, oggi ancora una volta raccontiamo il movimento con i fatti e non con le parole. Questa sarà una campagna in cui tutti diranno di voler eliminare i privilegi, tutti diranno di voler abbassare le tasse, tutti diranno di voler fare la spending review, tutti diranno di voler recuperare i soldi delle tasse dei cittadini per restituirli ai cittadini o per fare gli investimenti giusti. Ma le chiacchiere stanno a zero, sono i fatti quelli che contano. In questi anni il Movimento 5 Stelle ha tagliato stipendi, indennità e privilegi per quasi 100 milioni di euro in tutta Italia, e un grazie va ai consiglieri qui regionali del Piemonte, perché loro hanno iniziato per primi con Davide Bono tanti anni fa e ancora oggi, dopo tanti anni, continuano ad onorare un impegno con i cittadini. Edilizia scolastica, imprese, sicurezza del territorio, non ne parliamo soltanto, ma aiutiamo questi settori già da opposizione, tagliando gli stipendi ai nostri eletti, che rappresentano quello che si deve fare in politica e che dovranno fare tutti i politici in Italia una volta che andremo al governo. Quello che voglio dirvi è che questo è un modo di fare politica diverso sicuramente, ma è anche l'identità del movimento, è quello che fa veramente la differenza. Mentre Renzi chiama De Benedetti per fargli guadagnare 600.000 euro in borsa passandogli un'informazione sulla banca della Boschi, noi i soldi li restituiamo ai cittadini, non li facciamo guadagnare a De Benedetti. I soldi li restituiamo ai servizi essenziali di questo paese, da cui quel presidente del Consiglio, quelli di prima e quelli venuti dopo di lui, hanno tagliato per continuare a finanziare banche, privilegi, spese inutili e lobby di questo paese. Qualcuno spera che il movimento possa cambiare in modo tale da poter tradire i suoi valori originali. Quelli sono i nostri detrattori che tifano per farci eliminare queste regole qui.
Qualcuno non credeva che nel nuovo statuto potesse entrare ancora una volta la regola del taglio degli stipendi, ancora una volta la regola che impedisce non solo ai condannati in primo grado, ma anche agli indagati con condotte immorali di restare nel movimento. E invece nel nuovo statuto queste regole non solo ci sono più di prima, ma sono anche più forti. Sono più forti perché tutti quelli eletti nel futuro gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle non solo si dovranno tagliare lo stipendio, dovranno rinunciare alle doppie indennità, dovranno rinunciare al vitalizio, dovranno continuare a rinunciare a quei privilegi a cui abbiamo rinunciato tutti noi da quando siamo nel Movimento. E credo che abbiamo la credibilità per dire che lo faranno i futuri parlamentari del Movimento. Però qual è la sfida? La sfida è che io non sto ragionando più come se il Movimento 5 Stelle nella prossima legislatura eleggesse un gruppo di opposizione. Noi stiamo ragionando in grande, stiamo per eleggere un gruppo parlamentare di maggioranza che darà la fiducia ad un governo 5 Stelle. Ciò significa che le regole che già applichiamo a noi da anni e anni le applicheremo a tutta la politica italiana con una legge che taglia i privilegi e recupera miliardi di euro da reinvestire nell'edilizia scolastica, da reinvestire nelle imprese, da reinvestire nella sicurezza del territorio. Quindi questo non è solo un atto simbolico, è un'idea di paese che vogliamo portare al governo del paese. E visto che stamattina sui giornali leggo che qualcuno spera che Beppe Grillo si faccia da parte e non faccia più parte del Movimento 5 Stelle. Il Movimento non è cambiato. Il Movimento è sempre quello con Beppe Grillo, con Gianroberto che è ancora con noi, anche se non è più tra di noi. È sempre il Movimento che porta avanti i suoi valori con ancora più persone, non con qualcuno in meno. Quindi Beppe continuerà ad essere nel Movimento, nessuno speri che possa farsi da parte e nessuno pensi che questo movimento possa tradire le sue convinzioni originali. Convinzioni che fanno parte di un modo di fare politica differente, che sono oggi in uno statuto che abbiamo rinnovato, innovato, e che non ci fa diventare come un partito. Perché magari gli altri partiti avessero le stesse regole che noi abbiamo inserito all'interno del nostro statuto. Magari prendano le nostre regole e le facciano loro. Le inseriscano nei loro statuti, vediamo quanti ne restano negli altri partiti. Questa è la sfida che vogliamo lanciare. Non c'è bisogno di una legge per tagliare gli stipendi, non c'è bisogno di una legge per rinunciare ai vitalizi, non c'è bisogno di una legge per mettere fuori i condannati o gli indagati che hanno condotte immorali o sospette. Basta semplicemente un'azione etica delle singole forze politiche e così l'Italia cambia. Perché se cambia l'atteggiamento delle istituzioni, i cittadini hanno di nuovo fiducia nelle istituzioni. E se si ristabilisce fiducia tra cittadini e istituzioni, questo paese non ha bisogno più di tante leggi, perché vorrà dire che faremo di nuovo un patto sociale fondato su dei valori che ci consentirà di portare avanti l'Italia in tante nuove sfide che ci aspettano a livello nazionale ma anche a livello internazionale. Io ci credo tanto. E stare qui, davanti al Palazzo della Regione, con un gruppo consiliare che è cresciuto tantissimo in numeri ma anche in preparazione, in conoscenze, in tutti questi anni, da quando Davide è stato candidato per la prima volta Presidente della Regione, vi deve, secondo me, far sperare per il futuro, perché noi non siamo cambiati. Siamo sempre convinti che la politica si possa fare in maniera diversa e siamo sempre convinti di poter cambiare il modo di fare politica in questo paese, prima che la politica cambi noi. Grazie. Bravo, bravo Luigi! Però scusa, lì c'è la firma, ti devi tirare indietro. No, facciamo un po' di passi indietro. Noi possiamo, arretriamo. Un attimo, però io per fare vi faccio da regia. Ci allontaniamo noi. Allarghiamo. E poi c'hanno dei teleobiettivi, non è come non meno. Ho capito, potevo fare da Palazzo Madama. Sì, ecco, perfetto, vai. Ma non scrive sto tenere. Scrive.
solo freddo. Grazie. Bravi, mamma mia. Bravissimi ragazzi. Non c'era la 05 un altro